Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Si può non chiedere a Francesco Rutelli che riguarda il terzo polo, perché noi abbiamo assistito in diretta, giusto Velardi, a un scontro Renzi Calenda a colpi di tweet proprio in diretta, quindi siamo oggi. Sì. Come va a finire? Sono... molto energivoro, uno scontro molto, molto energivoro. Sì, potrei rispondere che ogni anno noi produciamo 54 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, lo sa nel mondo, Sardone. Però questo detto, penso che lì ci siano due personalità troppo spiccate per andare d'accordo davvero. Quindi non scommetterebbe su una tenuta del progetto, sul progetto, glielo auguro, sul sincer- partito glielo auguro, unico, e ci sarebbe necessità di un partito unico? Glielo auguro sinceramente, anche perché quello che noi stiamo vedendo nel mondo è che la polarizzazione assoluta, il non pluralismo, la polarizzazione assoluta non aiuta. Esempio americano. In America la cosa pazzesca è che i tre quarti dei democratici pensano che il tema del clima di cui stiamo parlando sia importante. I tre quarti dei repubblicani no, non lo mettono nella priorità e non considerano che sia la responsabilità dell'uomo. Cioè siamo arrivati alla polarizzazione per cui anche la scienza viene piegata alla battaglia politica. Ricordava giustamente Masala i gilet gialli in Francia. E lì c'è stata una ribellione per una tassa microscopica. Ma io le chiedo questo. Ecologica. In Olanda, hanno in Olanda hanno stravinto il partito degli allevatori che dice no alla riduzione delle emissioni. Chiedo scusa? No, le chiedo se l'ambientalismo può essere, dovrebbe essere della sinistra, di del tutti. PD, chi è che può essere o che, il terzo polo? È chiaro che qualcuno è più motivato, più appassionato, ci crede di più, ci punta di più. Però io cito sempre l'esempio dei Verdi tedeschi, che sono molto pragmatici, sono al governo, accettano dei compromessi e ottengono dei grossi risultati e hanno 15-20% dei voti. Quindi secondo me questo significa che avere una presenza nei territori, ascoltare i cittadini, avere degli eletti locali è importantissimo, movimenti di opinione. E poi però si è al governo e si ottengono dei risultati anche con l'equilibrio, con il compromesso. E in questo i Verdi tedeschi penso abbiano qualcosa da insegnare anche alla politica italiana. Se lei fosse tentato di nuovo dalla politica, sarebbe nel terzo polo? Non sono tentato, ho lasciato la politica 10 anni fa e quindi il tema non si pone. Spero, questo è un libro politico in verità, perché affronta il tema con un sacco di risposte concrete, allora... ma che assolutamente, io l'ho fatto per 30 anni e nella mia vita è una pagina superata, mi occupo di altre cose. Però questo tema ambientale è cruciale. Io mi ricordo quanto mi prendevano in giro da ragazzo quando mi battevo per l'ozono, il buco dell'ozono. Racconto in questo libro le storielle divertente. Quando raccoglievo le firme, arriva un signore al tavolino dei radicali e mi dice: oddio, il buco dello zoo, scappano gli animali, firmo subito, eccetera. Quindi, a parte, quindi c'era un mondo da creare, da scoprire. E abbiamo ottenuto il risultato, perché abbiamo messo al bando le sostanze si è risolto il problema che provoca conseguenze enormi. Sulla storia poi invece dei Verdi e dell'ambientalismo italiano non è stata così rosea, ma questo sarebbe in un'altra puntata. Non adesso, devo dare due notizie prima di passare la linea a Andrea Pancani. Uno, che Paolo Scaroni, indicato dal governo come nuovo presidente dell'Enel, ha fatto sapere che non lascerà la presidenza del Milan. Ce l'eravamo chiesto, questo quindi risponde indirettamente a una domanda, anzi era la condizione posta dal manager per accettare la nomina. E per quanto riguarda Enel, un flash d'agenzia dice che Enel perde il 3% in borsa dopo le nomine, Leonardo sale dello 0,6%, Poste dello 0,4%, Eni dello 0,3%, le primissime risposte dalla borsa. Ringrazio Claudio Velardi, Alessandro Masala, Francesco Rutelli, linea Andrea Pancani per Coffee Break, ringrazio voi che ci avete seguito.